Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo mio nuovo video. Oggi raga ho una notizia bomba, ma dico bomba, da annunciarvi. Innanzitutto vabbè, come vi vedete ormai negli ultimi video, ho sempre il cappello perché raga sta quarantena mi ha proprio distrutto i capelli, fanno schifo, ce li ho lunghissimi. Ma bando alle ciance, direi subito di passare alla notizia bomba che devo annunciarvi. Allora raga, pronti? Sono troppo caldo, sono troppo carico. 3, 2, 1. Oh, che cosa ci sarà mai qua dentro? Boh. Allora, raga, sono fiero e orgoglioso di annunciarvi questa mia collaborazione, una mia prima collaborazione con un'azienda secondo me top nel campo abbigliamento sportivo. Quindi non parlo di integratori, ma parlo bensì di appunto abbigliamento sportivo ed è la Atomic Sportswear. Non so se l'avete già sentita, ma comunque poi adesso vi mostrerò il primo prodotto che mi hanno mandato e vi mostrerò poi successivamente nel corso del tempo tutto ciò che vendono e poi comunque potete trovare tranquillamente sotto nel link del video il sito con tutti i vari prodotti e avrete oltretutto un mio codice sconto, che sarà GS10, tutto maiuscolo. E niente, adesso io direi di spacchettare questo primo pacco e vediamo un po' cosa c'è dentro. Ok, ragazzi, siamo pronti. Come vedete, non è ancora stato aperto, non so se ve lo metterà a fuoco, ma sarà proprio la prima volta che lo andrò ad aprire insieme a voi. Allora, iniziamo. Qui vabbè, ci sono i dati della spedizione, la mia via, eccetera, eccetera. Non ci interessa. Allora. Neanche la forza di una planche basta per riuscire ad aprire questo impacco. Assurdo. Ci siamo quasi. Pantaloncini che adesso vi andrò a mostrare. Ok. E una canotta che adesso vi andrò a mostrare. Come vedete, Atomic Sportswear. Spero che vi starà mettendo a fuoco. E come leggete qua dietro, raga, quality, quality. Sono bello contento, adesso andrò a provare questi vestiti, vi dirò quello che è il mio parere e la mia recensione. Ok, raga, come vedete, Atomic, questi sono i due capi di abbigliamento che mi sono arrivati. Questi qua sono i pantaloncini con tutto il brand laterale, davvero fighissimo. Che dire, di cotone, materiale comodissimo, davvero elastico. L'unica cosa, penso che cambierò taglia perché ho preso una M, ma mi sa che avrei dovuto prendere un L perché tipo qua è un po' troppo attillato anche il pantaloncino. Quindi il mio consiglio è quello di prendere una taglia in più se vi dovesse piacere, perché comunque vestono molto aderente. Però davvero fighissimo, colori ben accesi, marchio ben in evidenza, quindi nel complesso davvero soddisfatto. Sono contentissimo, vi ricordo il mio codice sconto GS10, dove voi avrete uno sconto 10% e darete a me un piccolissimo aiuto e ve ne sarei davvero grato. E niente, questa era la notizia bomba che vi volevo annunciare. E notizia ancora più bomba, oggi pomeriggio vi registrerò quello che sarà il mio allenamento. Vedete quindi un po' com'è la mia scheda di questo periodo di quarantena. Oggi è mercoledì, quindi avrò la scheda del day 3 e vediamo un po'. Adesso mi sembra che ho qualche zavorra, qualche lavoro su fronte e planche se non sbaglio. Comunque poi vedrete man mano nel video. E niente raga, una bomba, sono stracontento e spero che siate contenti anche voi per me. E niente, a fra poco. Come promesso vi porto al mio allenamento. Ho appena finito il riscaldamento e adesso inizierò a fare un po' di volume con i front pull up in wall leg. Boh, direi di iniziare. Andiamo con la prima serie. Leggero.
girls with their nails done now. Ok raga, tanto ormai già lo sapete, non mi metto sempre delle clip, se no verrebbe noioso alla fine. Comunque ho finito il mio volume di Front Pull Up, vi ho lasciato anche una clip finale bonus che pure schiera, quindi non avete tutto, ma l'ho fatto per voi. E adesso ho un lavoro di plank molto leggero, come vedete vorrei fare delle posizioni in modo un po' particolare, perché appunto ho sempre questa infiammazione agli avambracci, quindi la devo allenare così, e sarà molto tranquillo, saranno semplicemente dei raise in planche, in tank advance. I think the girls with their nails done now. Avrò dei semplici di pacco libero per andare a fare un po' di pan, un po' di andiamo così un po' di sangue in queste vene e
E buono, l'allenamento di oggi è finito. Spero come sempre di avervi intrattenuto o motivato. Vi ringrazio sempre a tutti per il continuo supporto. Mi raccomando, mettete un like, commentate, condividete con i vostri amici. Aiutami a crescere. E detto ciò, niente. Grazie ancora per tutto e mi raccomando, fate un salto nel link che vi lascerò qua sotto con tutti i cambi d'abbigliamento. Niente raga, vi lascio con due pose. Mi raccomando raga, zero scuse, ho il corpo libero e niente, facciamo parlare i fatti e non le parole.